Con questo video si chiude la coppia di puntate dedicate all'Art Nouveau o Liberty, se preferite. Mentre la prima è stata dedicata ai tarocchi di Musa e potete vederla cliccando in alto a destra, in questa parliamo di Sibille, più precisamente le Art Nouveau edite da Lo Scarabeo, visto che diventeranno protagoniste del nuovo oroscopo settimanale a partire dal mese di agosto. Andiamo a conoscerle, ma dopo la sigla. Ciao a tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare la visione, vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti della Taroteca e che subito dopo l'analisi delle carte ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte e 36 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente, magari facendo degli screenshot delle vostre preferite. Prima della fine della puntata, con un semplice clic potrete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore per ritrovare gran parte dei mazzi della mia collezione o iscrivervi al canale cliccando sul logo se avete gradito la visione. Nel caso, diciamo, invece le carte di questo mazzo vi siano piaciute particolarmente, in descrizione al video trovate dei link utili per acquistarle. Bene, cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Seguitemi. Ciao a tutti, benvenuti nel momento fondamentale della Taroteca. In questo caso andiamo a vedere il nostro bel mazzo Art Nouveau Lenormand che è stato creato da Luna e Weatherstone e Antonella Castelli, sono editi Lo Scarabeo. E adesso andiamo a vedere per bene diciamo, il cofanetto, diciamo, già l'avete visto, poi il mazzo e il libretto, trovate poi divisi in due gruppi le carte dalla 1 alla 18 e poi dalla 19 alla 36, di seguito lo slideshow una per una e non mi lasciate perché alla fine c'è una piccola chicca dove tempo fa ho raccolto quel momento dell'unboxing in cui diciamo le ho aperte, per me è un momento molto intimo quindi ci tengo molto e l'ho voluto aggiungere proprio così come chicca alla fine. E adesso andiamo ad aprire il nostro cofanetto che è molto facile da aprire. Vedete già subito sia nel fronte, diciamo, sia nell'arretro, qui avete già un'idea di quello che è, diciamo, lo stile delle carte e poi anche, diciamo, le lingue presenti che le vediamo poi nel libretto. È facile, come potete vedere, cioè, è stato molto semplice sia così, sia se volete tirare questo bel nastrino, la presa è semplicissima delle nostre carte. Allora, troviamo queste sei lingue, ovviamente l'inglese, lo spagnolo, il tedesco, l'italiano, il francese e abbiamo anche il russo. Mettiamo il nostro cofanetto qui. All'interno c'è questo libretto che sì, è piccolino, è vero, è abbastanza esaustivo, molto, tra virgolette, nella lingua inglese. E purtroppo, diciamo, la lingua inglese è stato dedicato più o meno una trentina di pagine, più di 30 pagine, mentre nelle altre lingue purtroppo, quindi compresa l'italiano, c'è ben poco. Trovate un'introduzione all'Art Nouveau, poi qualcosa sulle indicazioni, quindi introduzione alle carte di Lenormand qui, quindi dei suggerimenti su come leggerle, su come interpretarle e carta per carta, ovviamente ci sono delle piccole righine che servono, diciamo, solo a darvi un'infarinatura, quindi una prima conoscenza delle carte, però cioè, ovviamente io consiglio di integrare
con, diciamo, un libro, poi insomma su internet trovate anche, diciamo, significati, però insomma comprare un buon libro con tutte le indicazioni e con tutte le istruzioni e anche come usare il tableau, il grand tableau, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, questo è il librettino, mettiamolo qui. Le carte, è vero, sono abbastanza grandi, però io ho delle mani piccoline e vi dico che non ho nessuna difficoltà nel mischiarle. Ovviamente io consiglio un tipo di mescolamento non troppo aggressivo per cercare di preservare le carte il più possibile. E quindi, a mio avviso, ovviamente poi potete fare quello che volete, vi sconsiglio di utilizzare il Riff Shuffle, cioè quello che, diciamo, implica il mescolamento. Così non lo faccio perché non mi piace effettivamente. E poi un altro tipo di, diciamo, di mescolamento, cioè dove le carte vanno proprio inserite nel mezzo del mazzo, preferisco di no. E vi posso assicurare che tutti i bordi, le carte stesse, vengono preservate il più a lungo possibile. Le carte sono lucide, il cartoncino utilizzato, sì, è vero, è sottile, però è abbastanza, diciamo, resistente. E poi ha, diciamo, in pratica le misure sono 8,8 cm per 12,5 cm, l'intero mazzo, quindi lo spessore è di circa 1,5 cm. E quindi adesso, diciamo, detto questo piccolo preambolo, diciamo, sulle carte, andiamo a vedere nel vivo tutte le carte. Ovviamente partiamo dalla 1 alla 18. Seguitemi. E voilà, eccoci di fronte alla prima serie, quindi dalla numero 1 alla numero 18. È chiaro ed evidente che queste carte ispirate e dedicate all'Art Nouveau sono 36 sibille bellissime, una più bella dell'altra, quindi delle piccole opere d'arte. Diciamo, non vado a soffermarmi su ciò che è stato l'importanza, no, del movimento artistico e anche filosofico che si è sviluppato alla fine dell'Ottocento e anche il primo decennio del 1900. Quindi, in linea di massima, è ovvio che questo movimento ha influenzato tutto, tutto, quindi la pittura, l'architettura, anche il design, e in pratica è ovvio che questo movimento si calza perfettamente con il sistema Lenormand, perché a parte che avere in comune il fatto che siano francesi, e poi queste piccole, come ho detto, opere d'arte, grazie ovviamente al lavoro delle autrici, che sono state perfettamente in grado di cogliere l'essenza dell'Art Nouveau e proprio di estrapolare, no? Quindi tutto ciò che sono le caratteristiche proprio di questo stile. Lo si può vedere soprattutto in tutti i soggetti, soprattutto nelle donne, ovviamente, perché i soggetti sono principalmente loro, le decorazioni, la leggerezza, la freschezza dei colori, che sono comunque vivaci e brillanti. Capisco che devono piacere. Effettivamente, a me piacciono tantissimo perché è il mio movimento artistico preferito, e anche il surrealismo, effettivamente, però insomma questo mi piace tanto tanto. Deve piacere e ovviamente deve anche piacere il fatto che ci sono i numerini di ogni carta, ma non trovate la scritta della carta stessa. Secondo me non è difficoltosa questa cosa qui. Ovviamente magari per chi ha le prime armi può avere difficoltà, forse a primo impatto, ma le immagini sono talmente esaustive, talmente chiare, forse in alcune carte potreste avere qualche difficoltà, cioè nel senso
Per esempio, diciamo, vi dico subito una cosa, e lo vedremo anche nelle seconde, che il soggetto femminile è, ovviamente sembra più in risalto, ma sembra, come la donna. Ecco, questo è anche un bel esempio. È il quadrifoglio, la carta del quadrifoglio, ed effettivamente cioè, lei è contornata da questi fiori del quadrifoglio, però si vedono pochissimo. Vabbè, qui c'è il trifoglio, però effettivamente la carta è del quadrifoglio o trifoglio, comunque il significato è sempre quello. E poi, vabbè, sì, è vero, potreste trovare queste difficoltà, ma non credo proprio. Dopo un primo studio, capite subito, la carta che avete di fronte, e quindi, facciamo una breve carrellata. Abbiamo il cavaliere, abbiamo detto già il quadrifoglio, il battello, la casa, l'albero, le nuvole, il serpente, la bara, il bouquet, facciamo la falce. La scopa e la frusta, gli uccelli, la fanciulla, chiamo fanciulla nel libretto, non so perché c'è scritto fanciullo, va bene lo stesso, la volpe, l'orso, le stelle, la cicogna e il cane. E adesso, vabbè, potete fermarvi in questo modo, però non credo sia necessario perché poi vedrete successivamente lo slideshow. Andiamo a vedere le altre carte. Eccoci di fronte alla seconda serie, quindi dal 19 al 36. Abbiamo rispettivamente la torre, il giardino, la montagna, il sentiero, i topi, il cuore. Qui, come vedete, ci potrebbe essere quella difficoltà nel capire che è la carta del cuore, però, vi ho detto, è solo l'impatto iniziale, proprio quello immediato, ma facilmente superabile. Poi abbiamo, proseguiamo appunto, dopo il cuore, l'anello, e quindi qui un'altra cosa perché è piccolino proprio nel dito di questa donzella. E poi abbiamo la lettera, abbiamo il diario, la lettera, il gentiluomo, la dama, il giglio, il sole, la luna, la chiave, i pesci, l'ancora e la croce. Quindi già avete visto proprio in diretta, così che a volte ci si può confondere, però diciamo un piccolo, piccoli, piccoli dettagli, ma diciamo si capisce subito effettivamente. Mi piace dire giusto due robine così, innanzitutto che sono super consigliate, non solo perché sono bellissime, quindi anche da collezionare. Poi sono consigliate anche per chi si trova alle prime armi, a parte, come ho detto, qualche diciamo, piccola difficoltà. Magari cioè, vi mostro giusto qualcosina che ho visto come differenza in altri tipi di mazzi, come alcuni che sono diciamo, più piccolini a portata diciamo, di mano, dove effettivamente c'è proprio scritta il nome della carta stessa. Invece, diciamo, altri che sono vabbè, grande uguale, però c'è il numero che corrisponde alla carta e c'è anche questa piccola diciamo, carticina che indica dei suggerimenti, però diciamo, capisco che nel sistema diciamo, Lenormand si legge principalmente il soggetto della carta, però diciamo, dipende se magari volete approfondire questo diciamo, discorso del corrispettivo della carta da gioco, ovviamente lo si può fare tranquillamente più in là, magari mi dite nei commenti e se volete mi direte nei commenti una cosa piccola che ho notato, diciamo, è ovvio che quando si leggono le Lenormand, essendo abbastanza semplice come sistema, come modo di lettura, è ovvio che si prestano molto a letture fresche, diciamo, veloci, molto schiette, molto sincere.
immediate. E quindi secondo me, diciamo, un tipo di mazzo del genere rispetto a tanti altri dove c'è in primo piano questo il bel soggetto principale, questo mi ispira tantissimo perché sono inseriti altri elementi, è vero che fanno, diciamo, da cosiddetta cornice ai soggetti principali, però nelle mie letture spesso, diciamo, mi richiamano l'attenzione questi elementi, dove può esserci un perché, no? E allora cerco di interpretarli. E vi faccio un piccolo esempio. Carte prettamente negative, come possono essere i topi ed effettivamente, diciamo, la croce, il fatto che ci siano inseriti, ad esempio qui sopra questi girasoli, mi dà proprio la sensazione che, essendo come significato il desiderio di aprirsi, di gioia, diciamo, di felicità, questo topino cerca effettivamente di andare a rosicchiare, di andare ad intaccare, no, questa gioia, questa felicità, e quindi in qualche modo, diciamo, mi suggerisce che non dovremmo far sì che questo topino arrivi al girasole. Quindi anche in un senso negativo potremmo essere noi che dobbiamo prestare attenzione a non farci rosicchiare e quindi anche a non perderci, non perdere la fiducia, non perdere quant'altro. E un'altra cosa, infatti vi dicevo pure della croce, effettivamente quel suo significato negativo, invece in questa carta si apre qualcosa di positivo. Ok, è vero, è una chiusura, è una fine, un termine di qualcosa, però quasi una conclusione necessaria per far sì che ci si possa aprire ad un'eventuale abbondanza, ad un eventuale, diciamo, percorso. E qui ci sono i melograni, proprio che hanno quel significato di crescita, di abbondanza, di prosperità, di fertilità, e quindi però sono chiusi. Effettivamente hanno fatto bene a metterli chiusi, perché è vero, noi li ignoriamo, non sappiamo, solo se cerchiamo di chiudere, di andare avanti, allora possiamo aprirci a questa, diciamo, nuova prospettiva di felicità e di abbondanza. Diciamo, questa era una piccola cosa che mi piaceva condividerla con voi. Magari scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa cosa che ho detto. Si conclude qui, ovviamente trovate lo slideshow di tutte e 36 e poi la piccola chicca alla fine. Di nuovo grazie a tutti e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao!
Ciao a tutti. Questo è uno dei momenti più belli che si possa mai avere, insomma, e gli amanti dei tarocchi, delle carte, delle sibille in genere, insomma, sa che questo è un momento bellissimo, cioè quando si apre un mazzo nuovo. Non sono avvezza al mostrare questo momento qui perché lo trovo molto, molto intimo, molto bello da fare in completa solitudine. E quindi invece questa volta ho deciso di condividere con voi questo momento in occasione di mostrarvi questo Art Nouveau Lenormand e procediamo con questa pratica particolare dell'apertura del mazzo con molta delicatezza. Eccoci qua, andiamo a togliere l'involucro protettivo. Sa perché deve essere sempre una cosa difficile e complessa? È bellissima anche la confezione. Vabbè, già come facilmente intuibile, le carte sono abbastanza grandi. Ma cioè, vi posso ben dire anche per me che ho delle manucce piccole, si possono usare tranquillamente. C'è il nastrino, ovviamente, non vi ho fatto vedere per facilitare l'uscita, come potete vedere, anche questo è molto carino. E qui c'è il mazzo ancora chiuso e le istruzioni. Di solito, tranne le prime volte quando imparavo, diciamo per curiosità, sì, lo andavo a vedere, sono sincera, lo guardo, sì, ma in un momento successivo la prima cosa che faccio è vedere subito il mazzo, è la cosa che più mi piace, che mi incuriosisce, quindi è proprio la primissima cosa. Poi, ovviamente questi, essendo abbastanza, diciamo, semplici, non dico riduttivi, perché ci sono più lingue, come potete vedere, ci sono sei lingue in questo caso, e allora è normale che i significati saranno abbastanza, diciamo, ridotti, però consiglio comunque di andare a vedere perché le istruzioni di significati sono sempre molto interessanti e magari possono aggiungere qualcosa di diverso rispetto ad altre istruzioni che trovate negli altri mazzi. Passiamo alla fase finale, quindi ad aprire proprio. Ce la faranno i nostri eroi? Certo che ce la faranno. Opla, ecco qui, un po' di forza bruta, ce l'abbiamo fatta. E questo è il mazzo. Come potete vedere. Cioè, adesso lo vedete così, ve lo faccio vedere un po' in linea di massima, quindi anche il dorso che è bellissimo, proprio in stile Art Nouveau, che è uno dei miei preferiti, quindi non vi dico la mia emozione, la mia gioia. E adesso, diciamo, procediamo al vivo della puntata. E vedere le singole carte in modo tale che possiate vederle in tutta la loro bellezza.